Va bene, grazie, pace, buonasera a tutti. Questa è l'ultima parte della serie Grazia Incompresa. In questa settimana prenderò un po' di giorni di pausa. Questa settimana che viene, oggi è lunedì, quindi questa settimana, per preparare i prossimi video che saranno diversi, più corti e più frequenti. Perché? Vi spiego. Perché ho chiesto a un tecnico come mai le mie visualizzazioni sono crollate. Io ho un video che ha fatto 340.000 visualizzazioni. Poi da 340.000 sono sceso a 30, sono sceso a 20, poi a 15, poi a 10, poi a 6, poi a... E adesso sto parlando di YouTube. Ma anche su Facebook ho notato che prima c'eravamo un 200-300 e adesso siamo, se va bene, siamo in 50. E mi ha spiegato che ai primi di maggio gli algoritmi sono cambiati e hanno stabilito come si chiama, una specie di qualifica su chi viene avanti, chi viene più visualizzato, chi viene più sponsorizzato, eccetera, eccetera, che sono quelli che sono i video più corti e sono quelli che hanno gli argomenti più interessanti, più seguiti. Quindi potete immaginare che il cristianesimo non è, per quanto riguarda Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, non è. Ma appunto, siccome ho parlato con questo tecnico, mi ha spiegato che dobbiamo fare dei video più corti, diversi, quindi mi metterò un po' con la mia inventività, creatività, chiamala come vuoi, a cercare di creare qualcosa di più simpatico, diverso. E incominceremo dal lunedì prossimo e poi faremo dei pre-record, pre-registrazioni, e cioè, comunque poi vi faccio sapere tutto quanto. Ma ecco, quindi questa settimana prenderò un paio di giorni, non mi vedrete mercoledì e non mi vedrete venerdì. Ok, un paio di settimane fa ho iniziato questa serie di dirette che finisce stasera, dove ho risposto a domande fatemi a riguardo della grazia, e vorrei un attimino ricapitolare. Ok, sono 10 domande, la decima è stasera. La prima: come mai c'è così tanta avversità verso il messaggio della ipergrazia? Ok, vi spiego come mai. Chi di voi ha dei nipotini o dei figli piccoli che, quando gli mettete davanti qualcosa da mangiare di che non hanno mai mangiato, la guardano e dicono: "Non mi piace"? Forse voi no, ma io ho due nipotini che invece sono fatti così. Non uno mangia di tutto, come suo nonno, mangia di tutto, quell'altro invece no, non mi piace. Al che io gli dico: "Ma se non l'hai mai mangiata, come fai a dire che non ti piace?" È vero o no? Sono convinto che succederà anche a voi. È la stessa cosa, funziona con la ipergrazia, perché viene calunniata da tante persone, pastori, apostoli, televangelisti americani, eccetera, 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 solo perché non l'hanno mai assaggiata. Non l'hanno mai assaggiata e allora dicono: "No, non mi piace." E quindi ecco perché c'è così tanta. Ci sono tanti motivi, chiaramente, chiaramente, perché, ma la calunnia dell'ipergrazia è una sola: è perché la gente non l'ha assaggiata, non, nel senso che non l'ha capita, non ha avuto una rivelazione, eccetera, eccetera. Quando tu ricevi la rivelazione dell'ipergrazia, sono convinto che alcuni di voi siete passati da quel passaggio, diciamo, dove prima magari cioè, no, una volta salvati, sempre salvati, è un'eresia, no, e poi un giorno, pic, si è accesa la luce e avete incominciato a dire: "No, un momento, io oggi ho parlato con uno che mi diceva appunto che guardando, leggendo le scritture attraverso le lenti della grazia, tutto a un tratto tutto incomincia ad avere un significato, ad incastrarsi per bene, che è la verità. Due: perché dici che il ministero di Gesù era principalmente quello di un rabbino ebreo sotto il Vecchio Testamento? Probabilmente perché il ministero di Gesù era principalmente quello di un rabbino ebreo sotto il Vecchio Testamento. Non si scappa. Galati 4:4, a parte
decine di altri versetti, al momento opportuno Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per ministrare a quelli che erano sotto la legge. Quindi chi è sotto la legge? Israele era sotto la legge, nato sotto la legge, quindi nato da ebreo sotto la legge, era un maestro, quindi era un rabbino ebreo che parlava alle folle di ebrei nel linguaggio del rabbino. Soltanto a Giovanni 19:30, quando Gesù sulla croce dice tutto è compiuto, si finisce il Vecchio Testamento, finisce il dominio della Torah, della legge, eccetera, eccetera, e inizia l'era, inizia l'esistenza del Nuovo Testamento, della grazia, inizia l'era della grazia. E quindi fino a quel momento Gesù non era altro che un rabbino ebreo che insegnava a Israele. 3. Cos'è che chiami il perdono a rate? Quello che afferma, che chiamo il perdono a rate, quello che afferma che prima della salvezza posso fare qualsiasi cosa, uccidere, pedofilia, pornografia, droga, posso fare quello che voglio e Gesù mi perdona. Non c'è la minima ombra di dubbio, non c'è la minima ombra di dubbio. Qualsiasi chiesa, qualsiasi comunità, cioè io posso arrivare con i tatuaggi sui denti, posso arrivare col coltello, una baionetta infilata nel naso, con i capelli fatti così, posso in qualsiasi modo vengo accettato. Ma il momento che io ricevo Cristo è adesso, la gente mi dice adesso ti devi comportare bene, se no Gesù ti sbatte fuori casa. E per me è una pazzia, e quello lì è proprio il perdono a rate, che è assolutamente una pazzia. 4. Perché chiami sermone killer il sermone sul monte che Gesù ha predicato in Matteo 5, 6 e 7? Molto semplicemente perché non ne esce vivo uno da quel sermone lì, non ne esce vivo uno, non c'è nessuno che può dire, ok, allora Gesù dice, se uno ti chiede il maglioncino, dagli anche la giacca, se uno gli chiede, uno si è arrabbiato perché ho detto, se ti chiede la macchina, dagli anche il motorino. Eresia. No, è quello che dice Gesù. Perché? Perché lo mette. Quello che dice Gesù è questo: Mosè ti aveva detto che era difficile ubbidire la Torah. Io ti dico che è impossibile, senza di me non la potete ubbidire. E difatti dice: non solo non puoi andare a letto con una donna che non è tua moglie, ma non lo puoi neanche desiderare, perché il momento che la desideri è come se tu l'avessi fatto. Non solo non puoi uccidere nessuno, ma non puoi neanche, se un mulo ti attraversa la strada, non puoi mandarlo a quel paese, perché il momento che dici raka sei in pericolo delle fiamme dell'inferno. Vi rendete conto che Gesù lo mette così tremendamente difficile proprio per far capire a Israele che senza di lui non c'è la salvezza? Ecco perché l'ho chiamato sermone killer. 5. Cosa pensi della chiesa locale? Penso che Dio l'abbia istituita. Dio ha istituito la chiesa locale, ma che l'uomo, attenzione, non tutte le chiese, no, assolutamente, ci sono tantissime chiese che sono meravigliose, pastori meravigliosi, che io rispetto, onoro, questo è chiaro, ma penso che Dio l'abbia istituita e che l'uomo l'abbia pervertita. Purtroppo c'è tanta ricerca al non a portare notorietà al messaggio del Vangelo, ma a portare notorietà al messaggero che porta il Vangelo. E c'è tutto questo desiderio di fama, di notorietà, di importanza, ecco perché ci si danno i titoli, apostolo di qui, apostolo di là, pastore di qua, profetessa di qua, di reverendo di là, sono tutti ragazzi. Perché? Perché purtroppo quello è il fine della chiesa locale, per tante, ripeto, tantissime protagonismo, grazie Marina, tantissime chiese, non tante, ma tantissime chiese sono meravigliose, sono quelle che Gesù ha impostato sulla verità della nuova nascita. Ma tante altre purtroppo invece sono così. 6. Perché dici che non c'è bisogno di ravvedersi? Non dico che non c'è bisogno di ravvedersi, assolutamente. Perché? Perché ho spiegato che ci sono due forme di ravvedimento. Uno prima della nuova nascita, uno da pagani, uno da non credenti, e l'altro quando si è cristiani. Quello da pagani, quello da non credenti, è il ravvedimento che metanoia,
vuol dire semplicemente cambiamento, cambiare idea, ok? Quindi prima della conversione devo rendermi conto che da solo non ce la posso fare. Ecco perché Gesù predica il sermone sul monte, il sermone killer, perché ti vuol far rendere conto che senza di lui non ce la puoi fare. In quel momento tu cosa fai? Cambi idea, ti ravvedi, non sei più tu che devi comportarti bene, ma sei tu che devi credere a colui che si è comportato bene, e in quanto lui si è comportato bene, quando tu credi in lui tu vieni salvato. Quello è il primo ravvedimento. Il secondo ravvedimento invece è molto semplice: quando tu sei cristiano, tutti i tuoi peccati ti sono stati perdonati, hai la vita eterna, nessuno te la può toccare, nessuno può toccare la tua relazione con Dio, nessuno può toccare la tua santità, però pecchi, perché pecchiamo tutti. In quel momento cosa fai? Ti ravvedi. Ravvedersi in quel momento da cristiano cosa vuol dire? Vuol dire togliti le bende dagli occhi e smettila di peccare. Non ci vuole tanto, cambia idea, perché il peccato intanto non ti soddisferà mai. Già i pagani trovano difficoltà a essere, ma ancora i non credenti possono anche trovare un po' di soddisfazione peccando. Ma se tu da cristiano, ma è come un pesce che gli chiedi di andare a fare una passeggiata sul lungomare, non sta bene, non è come fare la doccia con le scarpe, non c'è qualcosa che non va bene, non sta bene, perché il peccato è tossico allo spirito del cristiano. E per cui ti ravvedi e io ti dico, la soluzione per il peccato è molto semplice: smettila. Ravvediti e smettila di peccare. Dice, ma allora Marchio, no, non c'entra niente con la tua relazione con Dio, quella è intoccabile, la tua vita è eterna, nessuno te la può toccare, nessuno può spostare, nessuno può intervenire nella tua relazione con Dio, assolutamente. Ma ci stai rovinando la vita col peccato, ma non lo fare, ma ravvediti. Ok, 7. Perché non credi alla legge di Dio? Io credo alla legge di Dio. E come se ci credo? A voglia se ci credo. Ciò a cui non credo è che quella legge mi sia stata data come un manuale di come gestire il mio peccato e migliorare il mio comportamento. Quello no, quello assolutamente non ci credo. Quella legge mi è stata data proprio per portarmi alla realizzazione che io non ce la faccio da solo, non ce la faccio, che sono un povero invalido su una sedia a rotelle che sta cercando di scalare una montagna. E a meno che non arriva Gesù con l'elicottero che mi piglia, mi carica e mi porta dall'altra parte, io quella montagna, la legge che è invalicabile senza Cristo, quella legge non la potrò mai soddisfare. Ecco perché Gesù ha detto: io non sono venuto a cambiare la legge o a fermare la legge, sono venuto a soddisfarla. Quindi venite in me e attraverso me soddisferete la legge. 8. Perché dici che non ci saranno premi e ricompense in cielo? Perché prima di tutto non c'è da nessuna parte nelle scritture la parola premio o ricompensa appare al plurale. Premi e ricompense controllate nella vostra Bibbia e vedete che non esistono. Esiste un premio e una ricompensa, che è l'eredità di Cristo Gesù. La mia eredità è il mio premio, l'eredità di Cristo è la mia ricompensa. Non ho bisogno di nient'altro, non voglio ville, non voglio... Ci sono ragazzi, ve l'ho detto, l'Islam ti dà le 70 vergini, che ormai, vabbè, lasciamo perdere. L'Islam ti dà il 70, i cristiani ti danno le corone, le collane d'oro, le ville con la piscina, l'aereo personale, non so, altri premi e ricompense, ma è la stessa cosa. Fra Islam e qualche evangelichismo è la stessa cosa. Ci sono i premi, come ti comporti qui, sì, sei salvato, però se ti comporti bene ti danno la villa ai Parioli, se ti comporti male invece ti danno la capanna in periferia. Ma ragazzi, l'unica ricompensa è Cristo Gesù, e io non voglio nient'altro. Non mi offrire gli universi come ricompensa, perché a me basta Cristo.
Gesù, solo Gesù. Ok. 9. Perché hai forgiato la parola religionismo? Questo ne abbiamo parlato venerdì. Perché ho cercato di identificare con questa parola tutto ciò che la tradizione cristiana, purtroppo da secoli, ha cercato di aggiungere al sacrificio completo del sangue di Cristo, all'opera compiuta della croce e all'amore incommensurabile, intelligibile e incondizionato di un Dio senza frontiere, preferenze e limitazioni. Romani 5:10, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Il religionismo è qualsiasi cosa che dice dove il peccato abbonda, la grazia non ce la fa, non ce la fa a tenere dietro al peccato. E quindi non basta, ci vuole qualcosa d'altro, ci vuole comportamento, santificazione, obbedienza, eccetera, eccetera. No, no, no. Ultima domanda. Perché dici che non si può essere parzialmente perdonati? Oh, stasera parleremo proprio di questa impossibilità. E l'insegnamento è intitolato semplicemente vergogna. Ok? Preghiamo. Abba papà, grazie, grazie, grazie della tua presenza, grazie dell'onore che mi fai ancora una volta per poter essere qui per parlare di te, della tua grazia, della tua misericordia, della tua bellezza, della tua generosità, della tua potenza, della tua presenza, del tuo sorriso. Grazie di tutto, Abba. Aiutami stasera. Benedici le persone che mi stanno ascoltando ancora di più, guariscili, prosperali, te lo chiedo io, il tuo figlio prediletto, nel nome di Gesù, amen. Oh, perché non si può essere parzialmente perdonati? Perché la quasi perfezione non entra in cielo. La quasi, il 99% di perfezione in cielo non entra. Solo la totale, completa, assoluta, 100% perfezione può avere accesso alla presenza di Dio. Ho tre dei tanti versetti che affermano questo. Apocalisse 21:27. Nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entrerà mai nella Nuova Gerusalemme, sta parlando della Nuova Gerusalemme in cielo, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi nessuno immondo, nessuno che non è assolutamente perfetto in Cristo, scritto nel libro della vita dell'agnello, può entrare, perché soltanto la perfezione di Cristo può entrare. Ebrei 12:14, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. E qui i religionisti cosa ti dicono? Ecco, vedi Marchiotti, devi santificare. Ma fammi la cortesia, ma tu ma sei impazzito? Ma vuoi presentarti davvero ai cancelli del cielo con la tua santificazione? Ma cosa c'hai, la Nutella in testa? No, io no, assolutamente, Dio non mi guardare, guarda Cristo in me, speranza di gloria, perché la mia unica speranza è Cristo in me, non ho nessun'altra speranza, perché io forse, non so, alcuni dei religionisti, pastori, apostoli, evangelisti, reverendi, forse loro sì, ma io no, io non sono capace a santificarmi, vado con voi. E qui dice, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, quindi cosa ho bisogno? Ho bisogno di essere in Cristo nella sua santificazione, come dice Paolo ai Corinzi, dice, tali eravate anche voi, ma siete stati santificati, lavati, giustificati, salvati, perdonati una volta per sempre attraverso lo Spirito e il sangue di Cristo, punto e basta, ok? Matteo 5:20, se la vostra giustizia, questo è Gesù che dice, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei, che a quei tempi erano il papa, i vescovi, gli apostoli siciliani, non plus ultra della santificazione, erano scribi e farisei, Gesù dice, se non supera quella, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questo vuol dire che se non siete meglio del meglio, in cielo non c'entrate. E ripeto un'altra volta, forse voi, non so, magari ci potete anche provare. Io no, io lo so benissimo cosa succede quando qualcuno mi taglia la strada in autostrada, eccetera, o quando qualcuno mi fa del male, o quando adesso mi è successo proprio l'altro, un paio di giorni fa, che ho fatto due biglietti io, per me e Celeste da Pisa a Cagliari, e sembra che mi hanno fregato i soldi. Questa compagnia che si chiama Flygo
che ho fatto 4 biglietti, 2 per la Sicilia, che sono andati bene, me l'hanno pagati. Quei 2 per la Sardegna invece sembra no, adesso cerco di telefonare, oggi ho cercato di telefonare, è sempre occupato, che poi dal Sudafrica è difficile chiamare, eccetera, eccetera. Ecco, in quel momento lì voi forse non vi arrabbiate, io sì, io invece sì, è purtroppo perché vedi, quindi la mia giustizia è quella di, la mia giustizia non supera quella degli scribi dei farisei, che invece dicono no, alleluia, benedici, fly go, che ti ha fregato 380 euro. Io invece non sono capace. Quindi o ci entro attraverso la giustizia di Cristo o in cielo, Babbo Mario, non c'entro. Gesù stesso comanda la necessità di essere perfetti per poter accedere al Regno dei Cieli. In Matteo 5,48, dove dice: voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Niente di imperfetto può entrare alla sua presenza, punto. Niente di imperfetto può entrare alla presenza di Dio, punto. E una frase del genere dovrebbe immediatamente lanciarci nelle braccia di Gesù per cercare la sua grazia, perché senza la sua perfezione siamo tutti cotti, bolliti, arrostiti, grigliati, brasati, saltati in padella, impannati e fritti come preferiti, caput. Ed ecco che con il perdono parziale viene l'autocondanna, perché se tu non sei convinto di essere perdonato, ogni volta che pecchi c'è un'autocondanna. Da cristiano ci deve essere, perché se non c'è, allora sarà meglio che ti dai una riguardata, perché vuol dire che qualcosa dentro di te non è cambiato. Perché quando tu dentro di te hai la luce, se tu cerchi di spegnerla ti dà fastidio. Se qualcuno cerca di spegnerti dà fastidio. Quando tu sei dentro di te, hai la presenza di Cristo perfetto, immacolato, eccetera, qualcuno cerca di macchiarlo, ti dovrebbe dare fastidio, giusto? Quindi quando tu, se pensi di non essere stato perdonato e pecchi, e quindi pensi di non avere quel perdono che invece tu hai, viene l'autocondanna, quella voce interiore che, fra l'altro sappiamo tutti a chi appartiene, ripete in continuazione che cosa? Hai peccato un'altra volta. E tu ti chiami cristiano? Ma vergogna, ma sei un ipocrita. Mi sembrava oggi pomeriggio di ricordare un verbo greco, che c'era un verbo greco. Io una volta mi ricordo che ho trovato, probabilmente mi sono sbagliato, ma ho trovato un verbo greco nella scrittura che poteva venir tradotto con vergognarsi, arrossire. Allora oggi pomeriggio ho chiamato il mio amico Walter, il quale però mi ha detto che ha controllato nel greco e non c'è. E ha detto, dice, guarda che nel Nuovo Testamento, siccome per quanto riguarda le lingue originali mi fido più di Walter che di me stesso, ho smesso di cercare. E se Walter dice che non c'è, fidatevi. L'idea era che la scrittura mette tutti in condizione di sentirsi mancanti nei confronti di Dio, in altre parole di sentirsi vergognosi, di sentirsi mancanti, di sentirsi in qualche modo non all'altezza nei confronti di Dio, che la scrittura ti mette, e pensavo che ci fosse, invece non c'è, e quindi di arrossire di vergogna davanti a Dio, un po' come successe ad Adamo nel giardino dopo la fatidica mela. Cosa successe? Ho sentito la tua voce e mi sono vergognato, perché ero nudo, avevo fallito, avevo perso la tua gloria, avevo peccato, avevo sbagliato, avevo. E in quel momento lì arriva l'autocondanna, arriva la vergogna e ci si nasconde. E non è cambiato niente, è sempre ancora oggi tu pecchi e la prima cosa che fai è ti nascondi da Dio. Perché? Perché nessuno ti ha detto che i tuoi peccati sono già stati perdonati, passati, presenti e futuri. Perché se tu lo sapessi, se tu fossi convinto di questo, invece di nasconderti da Dio, andresti da Lui e gli dici: papà, ho sbagliato un'altra volta, lo so che tu lo sai, ma aiutami a non farlo più. Vedi la differenza? E siamo tutti nella stessa barca di Adamo, tutti, uguale, nella stessa barca di Adamo.
se non siamo convinti del perdono totale, se ancora pensiamo di essere parzialmente scremati, di parzialmente perdonati, e ancora cadiamo nella stessa trappola. Perché nonostante quello che dicono i moderni farisei, amore mio, non ce n'è uno che non pecca regolarmente, continuamente, sempre. Romani 10, 9, 12 arriva, afferma la veridicità di questa dichiarazione dicendo: abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Quindi è inutile, carissimi farisei e scribi moderni, che cercate di dire no, dobbiamo santificarci, dobbiamo ubbidire, dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, ma facciamo piacere. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Togliamoci questa maschera ridicola che non fa altro che presentare un'altra persona al mondo, perché noi non abbiamo la spina dorsale abbastanza dura, dritta, da far vedere noi stessi nel fallimento più completo. Perché? Perché pensiamo che Dio ancora ci tiene in castigo. E allora, non avendo quella sicurezza, quella certezza del perdono del Padre, e siamo sempre lì con l'autocondanna, eppure ci sono ancora migliaia, se non centinaia di migliaia di cristiani che insistono a volersi santificare da soli, con il risultato di avere una di due voci nella testa. Se più o meno riesci a... È successo che i palloncini, adesso i palloncini, sono partiti tutti i palloncini. Ok, boh, aiuto, avvio, ok, facciamo festa. Come dice il mio amico Fabio, fiesta. quindi due voci che se riesci più o meno a comportarti bene, una voce ti dice: wow, ma sei proprio un super cristiano, hai smesso di fumare. Sei sempre un invidioso criticone, però non fumi più. Sei un bel ipocrita. Oppure un'altra, che se invece non riesci, un'altra che dice: ci sei cascato di nuovo, hai fumato una sigaretta, vergogna, non chiamarti cristiano, chiamati fallito. E in tutti e due i casi il senso di fallimento è proprio perché non crediamo alla meravigliosa grazia di Dio che ci ha perdonato di tutto per sempre, e ci vergogniamo del nostro peccato. E come ho detto tante volte, il peccato che tu stenti così tanto a dimenticare, il Signore non se lo ricorda più. No, o sei completamente perdonato in Cristo, o hai ancora... Ma cosa sono queste cose? Il ditone adesso, prima c'erano i palloncini e adesso è venuto fuori il ditone. Vedete che io non so bene quello come funzionano queste cose. Va bene. O sei completamente perdonato in Cristo, o hai ancora bisogno di ravvederti in Adamo. Non c'è parzialmente scremato, non c'è parzialmente perdonato nel cristianesimo. O sei completamente perdonato in Cristo, o hai ancora bisogno di ravvederti in Adamo. O sei una pecora o sei una capra, o sei un figlio o sei un estraneo, o sei nello spirito o sei nella carne, o sei santo grazie al sangue vittorioso di Gesù, o non lo sei grazie al tuo sforzo inutile. Ma Marchiò, se insegni questo la gente si sentirà libera di peccare.
No, 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 un milione di volte no, è proprio l'opposto. Questo è quello che vi è stato insegnato, vi hanno lavato il cervello per decenni e decenni e decenni di menzogne. Questa è una menzogna enorme, grandissima, è proprio l'opposto. Gesù dice in Luca 4,47: colei a cui molto è perdonato ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato poco ama. Vedi che più sei perdonato e più ami. Non più sei perdonato e più pecchi. No, Gesù dice più sei perdonato e più ami. Meno sei perdonato e meno ami. Vedi che è l'opposto, proprio l'opposto di quello che dice la gente. Paolo conferma in Romani 7,9 dicendo: senza la legge il peccato è morto. Senza la legge il peccato è morto. In 1 Corinzi 15,56 la forza del peccato è la legge, non la grazia. Non dice senza la legge o con la legge il peccato è morto. No, dice senza la legge il peccato è morto. Senza, quindi sotto la grazia il peccato è morto. Vi ricordate cosa dice Paolo ai Galati? No, non siete più sotto la legge, siete sotto la grazia. Quindi sotto la grazia il peccato è morto. Sotto la legge, sempre sotto la campa, la barca la campa, sotto la legge il peccato sotto la legge il peccato è vivo, senza la legge il peccato è morto. E la forza del peccato è la legge, non la forza del peccato è la grazia, non la grazia dà forza al peccato, la legge dà forza al peccato. E questo ragazzi, questo è quello che è scritto, copertina nera, non si sbaglia. Immaginate questo, vi faccio un'illustrazione. Immaginate che ho avuto una giornata difficile, ok? Questo non succede, è un'ipotesi così creata ad hoc. Ho avuto una giornata difficile, torno a casa di cattivo umore. Celeste mi saluta con un abbraccio e io la spingo via e le rispondo male. Subito mi rendo conto che ho peccato contro la seconda persona che amo di più nella mia vita. La prima è Cristo. Mi rendo subito conto che ho peccato contro la seconda persona che amo di più nella mia vita. Appena pronunciato quelle parole cattive, mi vergogno. Ma è troppo tardi. Troppo tardi perché le ho dette. E non posso farci nulla. Quante volte abbiamo fatto la stessa cosa? Quante volte abbiamo sbagliato e ci sentiamo in colpa? Quante volte vorremmo rimangiarci quanto abbiamo detto? Tornare indietro e non fare ciò che abbiamo fatto, o magari tornare indietro e fare qualcosa che invece non abbiamo voluto fare. E quando questo succede ci sentiamo male, perché pensiamo di aver fallito nei confronti di chi abbiamo ferito o che abbiamo deluso. Ma immaginate adesso questo. Celeste viene, mi abbraccia, io la respingo e la tratto male. Ma se Celeste, dopo che io l'ho trattata male, mi venisse vicino, mi prendesse il viso tra le sue mani e mi dicesse: babbo, capisco che hai avuto un giorno difficile al lavoro, non ci pensare, ti amo qualunque cosa tu possa farmi o dirmi. Ma come pensate che reagirei? Pensate che mi verrebbe voglia di ripetere l'errore? Di farle ancora del male, di farle di peggio? Pensate che mi verrebbe voglia di fare di più di quello che, dell'errore che ho fatto? Ma siete impazziti? O pensate piuttosto che abbraccerei mia moglie e le direi: amore mio, perdonami, grazie per avermi capito e avermi perdonato, senza che neanche te lo chiedessi? Farò tutto il possibile perché il mio errore non si ripeta. Sì, è la bontà di Dio che spinge l'uomo al ravvedimento. Romani 2,4. Sì, è la meravigliosa grazia che ci salva, salvifica, che ci insegna come vivere nella maniera giusta. Tito 2,11. Perdonati completamente, perennemente, totalmente. Una volta per tutti, riposatevi in questa semplice realtà della buona novella. Amici miei, tutto è compiuto.
anche il vostro perdono. Un abbraccio a tutti quanti. Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.